diciamo, abbiamo avuto modo anche a Matera di incontrarci il giorno in cui è stato siglato quel gemellaggio tra la città di Matera e la città di Titano, che è appunto Crotone. E ci siamo augurati quel giorno che da... Io ringrazio sempre i crotonesi, che li porto tutti quanti nel cuore, sono miei non solo fratelli nella fede, ma sono miei concittadini. Se io sono stato cittadino di questa città per oltre 30 anni, quindi sono sempre con me tutti quanti, siete tutti sempre dentro di me, con me, quindi vi ringrazio di cuore. Ma la nuova economia, se il denaro, il profitto viene prima dell'uomo, è chiaro che noi non possiamo parlare di economia. La promozione allora dell'uomo porta a considerare come il denaro, quindi anche tutto ciò che gira attorno al denaro, deve essere a servizio dell'uomo e non l'uomo a servizio del denaro, perché altrimenti se c'è un'economia che guarda solo per salvaguardare interessi di alcuni o di delle stesse banche o di altro, è chiaro che l'uomo è colui che ne paga maggiormente le conseguenze, le famiglie sono quelle che ne pagano le conseguenze. Invece tutto deve servire per aiutare, ecco, le famiglie, aiutare la società a crescere, e attraverso un'equa distribuzione di quelli che sono tutte le risorse da tutti i punti di vista, perché non è giusto che ci siano alcuni che abbiano tutto e altri che non abbiano niente.